Carlo, riesci a condividere su VGF? Sono sulla pagina mia. Arbitri tu? Avete visto poi il punteggio? Avete guardato poi il punteggio che aveva fatto? Lui ha 45 minuti. Ok. Sì. Ok, abbiamo la fortuna di avere tre italiani a portata di telecamera. Abbiamo Dolcetti a sinistra, abbiamo Stecconi in pedana centrale e Francesco Basili tutto sulla destra, quindi sto un po' qua in mezzo, vediamo cosa combiniamo. Seguirei Stecconi. Dolcetti ha il finalista di ieri qua a fianco, mi pare di ricordare, sì, esatto. Vinoff, ma non mi ricordo. Cerchio si stringe. Sorry, your name? Allora, Stecconi contro Orbet, non me lo ricorderò mai. Da Ungheria. Abbiamo Stefano Zanone, Zach ad arbitrare qua a fianco, vedo Basili. Leg già partito, Basili mi pare ha uno spagnolo. Telecronaca sempre puntuale. Ciao Lorenzo Lambrucchi. Beretta, giusto, la confondo sempre. Ciao Paola. Ogni volta li confondo. Meno male che ci siete voi, ma sono qua a guardare le partite come siete voi. Allora, andiamo su Stecconi. Dai che fai lo show. Stecconi show. Allora, Basili vantaggio 1-0 intanto sulla destra là, adesso andiamo un po' a stringere, cerchiamo di capire, chiaramente siamo nello stretto, non voglio rompere le balle a nessuno. O vediamo i giocatori, o vediamo i punti. Mi si spiega,
Ok, ci siamo. Parte Stecco. Zoomiamo un po'. Stecco è molto sulla destra della pedana, ma tanto capite quando tira. Il suo punteggio è in verde, 405 a 460. Intanto sinistra, uno sotto per Beretta. A destra vedete anche il punteggio di Basili, Basili a sinistra. Chiude Basili, 2-0 per lui. Stecco si porta a 114, lontano il suo avversario. Giriamo un attimo. Chiude 115 Beretta, 1-1 su questa pedana a sinistra, arbitrata da Alex Bassetti. Intanto per Stecco, molto lento e blando l'andazzo in questa partita, ungherese che non sembra impensierire. Il 140 di Stecco. Permetto un attimo di girare sull'altra partita. Beretta Virnov sembra di più interessante caratura. Sessantello per Beretta da 39, l'olandese credo. Becca un 7 doppio, 9 doppio, non lo trova. Da 126 trova 114 Beretta. Fuori la chiusura. Chiusura lunga per lui. Doppio 9. È interno, non può chiudere questo giro. Altre tre frecce. Doppio 6.
doppio 3. Cavolo, non lo trova. Doppio 4 per l'olandese. Doppio 2. Stavolta c'è. 2-1, peccato. Riparte il leg. Nel frattempo Basile avanti 3-0 nella sua partita. Torniamo su Stecco, in chiusura su un 67, indietro l'ungherese oltre 200 punti. 27 fatti, Tops non lo trova. Seguiamo questo finale di leg qua, al fianco a Stecconi. ...140 di Basili nel game on di destra nell'inquadratura, si porta a 120, può già chiudere, niente, gli chiude l'avversario, 3-1, parte Basili a destra, 2-0 per Stecco, torniamo su Dolcetti, e Dolcetti, Beretta. Non entra in quota check out l'olandese, trova il 18 Beretta, frecce un po' sporche, corregge con l'ultima, si porta a 36, 96 per l'olandese, 81 da 36, doppio 18, non cade bene, trova il 9, no, esterna di pochissimo sul doppio 9, da 81, 57 c'è, 24 da fare, 12 interno, doppio 6, non lo trova, di nuovo tre frecce per il giocatore italiano, 9 singolo, dovrà correggere sull'1, sbaglia il settore, trova un 20, sballa. Chiude il leg sul doppio 6, giocatore olandese, si porta 3-1, brecca Beretta, sarà l'olandese a partire per questo quinto leg. Allora andiamo velocemente a dare un'occhiata a Basili, va tutto a destra, vedete in fondo perché siamo... 60 per Francesco, e niente da fare, chiusura per il suo avversario, 3-2, recupera due leg lo spagnolo. Torniamo su Beretta. Ha avuto l'occasione Francesco di chiudere la partita mancata. È mancato un sessantello. Dovete scusare se passo da una pedana all'altra, ma cerco di farvele vedere, chiaramente siete tanti a casa, ognuno al suo beniamino, e anche noi che siamo qua dietro a guardare, abbastanza numerosi devo dire, stiamo spostando la testa da una pedana all'altra per vedere come vanno queste partite, in cui è un po' quello che sta facendo il pubblico dietro di me. Ecco, la partita più interessante sembra proprio quella che stiamo facendo vedere, fra l'olandese e Beretta. Veramente bei punteggi, 47 l'olandese, 122 Beretta, parte dal bull, trova tutto tranne la chiusura, al doppio 20,
Bellissimo, rimane a 20 punti, 47, attenzione, 15-6. La chiude, due frecce, porta a casa il passaggio agli ottavi di finale. Applauso, applauso a entrambi i giocatori. Bella, bella partita. Ok. Riconcentriamoci su queste due. Allora, abbiamo un 3-0 per Stecconi nella pedana in primo piano e un 3-2 per Ice Boy Francesco Basili nella pedana in secondo piano. Riusciamo più o meno a seguirle entrambe, quindi vi lascio qua. Basili in chiusura su un doppio 10. Occasione per Francesco di passare il turno, andare agli ottavi. Fuori di poco la prima. Dentro la seconda. Passetto falso di Francesco. Doppio 5 per lui, la trova! Lo trova, lo trova. Francesco. Ultimo sedicesimo di finale che ci rimane da questa postazione improvvisata. Riguarda Stecconi, il giocatore ungherese. Stecconi in vantaggio 3-0. Partita senza scossoni questa, devo dire. Stecco in chiusura. Non c'è l'abito davanti, non riesco a vedere. 190, Stecco è 190. Per lo spagnolo Stecco rimasto 145, vediamo la strada che sceglierà. Solo 26 per lo spagnolo. Diciannove rimane lì, trova il 95 che probabilmente cercava, fa un cenno con la testa che ci sta. 90 al prossimo giro, da 157 l'ungherese. Sessantasei per lui, 90, vediamo se parte dal 20. Parte dal bull, trova un 5, 85. Capisco. Ah, un 50 era. 50. 20 punti rimane. Non lo vediamo, è proprio impallato. Sembrava 90. Parte dal bull. Lo spagnolo, non capisco se ha beccato il rosso. Sì, perché cerca il 9 per rimanere a 32, quindi doppio 16. Gli si storge la freccia all'ultimo. Doppio 10 per Stecco per passare agli ottavi. Doppio 4. Non lo trova interno. 32 per lo spagnolo. Spagnolo, ungherese. Entra un doppio 8, credo. No, esterna. Doppio 16, porta a casa il primo leg di questa partita.
approfittiamo per spostarci velocemente. Bel pubblico qua alle mie spalle. Brutte frecce di stecco qua, 23 punti soli per lui, 3,98 stecco, 3,96 il suo avversario. Belle frecce, non pagano, 60 punti. Ecco che entra una tripla. Ritrova un po' le frecce, stecconi, 140 per lui per portarsi a 156. Girano un po' strane le frecce, arrivano un po' sporche verso il bull, le frecce di stecconi da 200 l'ungherese, e trova un centone con l'ultima freccia, 112 stecco, 20 singolo, ancora singolo, 16,56, rimane 64 da 100 inglese, trova la tripla alla prima, doppio 20. Singolo, doppio 10. Non lo trova. Rimane a 10 punti da 64, adesso è pericoloso sbagliare. Trova 8 con la prima, 16 con la seconda, doppio 20, tops, chiude per 4-1. Una partita portata avanti abbastanza in scioltezza, passaggio di ottavi di finale per Stecconi. A questo punto gli ottavi, ci vediamo sul pedalone probabilmente. Non lo lasciate lì, Roberto, portatelo. Guardate
si fa festa, presto ci sarà di nuovo da combattere. E noi saremo qua per farvi vedere le scintille che arriveranno verso la finale di questo Open 2024. Ciao da Zach, ci vediamo sul pedalone, penso, forse in coppia, anche con la camera mobile. Vediamo un po' cosa decide la direzione gara. Ma buono.